Konnichiwa minasan, Embreda di qui nel mio canale, sono come sempre JappoGamer e rieccoci qui su Gravity Rush Remastered. Siamo allo stesso punto dove ci siamo lasciati nell'ultimo episodio. Allora, tocca andare in piazza? Vabbè, andiamo a parlare un attimo con Cianea qua, va? Sì, conversiamo, va? Cianea, come fai a essere sempre così calma? Continua a pensare che accadrà qualcosa di brutto. Per una volta mi piacerebbe che accadesse il contrario. Giustamente. Sei buffa, tu pensa che le cose brutte siano belle, così accadranno soltanto belle cose. Ottima psicologia, ottima filosofia di vita più che altro. Ma così non ha alcun senso. Come una... Devi scrutare la tua mente e cambiare i ricordi per renderli migliori. Pensa come se avessi la possibilità di fare qualcosa in modo diverso e che sia effettivamente accaduto così. In questo modo le cose brutte diventano belle. Ma non si può cambiare il passato, puoi solo ricordarlo. Tutto ciò che ricordi del passato è nella tua testa, giusto? È solo questo che importa. Se pensi che qualcosa sia accaduto, allora è così. Ma ci sono delle prove che dimostrano l'oggettivo svolgimento di eventi, le persone che erano con me in quel momento, oggetti connessi alla situazione. Beh, se individui una contraddizione devi solo tornare indietro al momento della contraddizione e renderla coerente. Ma è assurdo, tuttavia, se lasciassi da parte il concetto di assurdo, tutto comincerebbe ad avere senso. Io esisto solo nel presente, perciò se mi immagino felice fino a questo istante, allora significa che sono sempre stata felice, giusto? Ho un filo di mal di testa, già, sti pensieri filosofici, no? Ecco, Kat, devi solo provarci. Guardami negli occhi e riscopri i tuoi ricordi come fosse la prima volta. Wow, sensazioni di déjà vu totale. Credo di aver ricordato qualcosa in questo modo anche la prima volta che ci siamo incontrate. Allora, parla con Cianea per tornare a Botome, la città dell'abisso, e raccogliere gemme preziose o affrontare le sfide. Vabbè, ok. Viaggiare in una città del passato? No, per il momento direi proprio di no. Allora, veniamo qua, andiamo. Allora, viaggiare nel piano dimensionale, rovine, indietro, dimensione del miraggio, inferno. No, l'abbiamo fatti già tutti quanti. Allora, facciamo così, va. Allora, là vedo un po' di gemme. Le gemme sì, sono preziose. Anche lì. Ok, bene così. Allora, bisogna tornare in piazza, eh. Allora, via un po' la mappa. Allora, trasporto pubblico, sfida, tombino in trasporto. Vediamo un po'. Allora, missione 20. Ok, bene così. Di là, eh. Ok, bene, va. Allora, ci ho teletrasportato qua in piazza. Oddio, scusate, scusate. Non volevo afferrarvi. Allora, c'è il generalissimo che sta tenendo il suo comizio. Allora, dove bisogna andare? Di là? Bene, andiamo. Vogliamo per di là. Svolazziamo, svolazziamo.
Poi di caduta libera. Vai così. Centro città, vende sempre. Bene, bene, dai. Che ci manca poco. Ok, bene così, atterrati. Bisogna andare di là. Ok, bene così. Prendiamo un po' di gemme, va che ne vedo un po'. Se sa mai. Ok, bene così. Facciamo un po' di razzia. Ok, ne abbiamo 151. Casca, va. Ok, bene così. Ok, bene così. Ok, iniziamo la missione, ovviamente. Gade, che cosa ci fai qua? Prima stava vicino a casa nostra. C'è anche Chanea? La fine è alle porte. Sei pronta? La fine? Di cosa stai parlando? Considera un'intuizione dal creatore, ma percepisco una perturbazione nella realtà, come se molte cose si stessero avvicinando alla propria conclusione. Potrebbe essere la tua ultima possibilità di accedere ai piani dimensionali o di occuparti di altre cose. Sta per succedere qualcosa di importante. Se lo dici tu, suppongo che male non faccia assicurarmi di essere pronta alla situazione di cui parli. Ho tutto ciò che mi serve? La decisione è tua, il tuo destino è nelle tue mani. Torna da me quando sei pronta per dare inizio alla fine. Ok. Comunque, insomma, disegni bellissimi. Guardate qua che grafica. Ehi, Kat! Un gelato nel frattempo? E tutta questa gente cosa succede oggi? Danelica sta per fare un grande annuncio. Sono tutti qui per ascoltarlo. E per me è un giorno di grandi incassi. Questo lo offre la casa. Persona quanto Basile, la nostra Kat si mangia il suo gelatino. Eccola lì. Eccola. Sta musichetta non preannuncia nulla di buono, eh. Ecco il generalissimo. È Drow? Anzi, è Drow? Kat, lo conosci? È il braccio destro di Danelica. Ho sentito brutte cose sul suo conto. Ah, ecco, bene, andiamo bene. Chi è Drow? Non essere sciocco, lo confondi con qualcun altro. Miei cari cittadini, siete qui per essere testimoni della storia. Oggi è il giorno in cui ci sbatteremo della minaccia Nevi una volta per tutte. Diamo il benvenuto al nostro salvatore. Mamma mia, che astronave, fighissima. Cos'è quello? Il suo nuovo giocattolo, a quanto pare. Emergenza, Nevi in arrivo. Eccola. Qui, presto, non spingete. Prima le donne e i bambini. Tempista perfetto, vero? Gate, torno subito. Kat, qualcosa non va. Signore e signori, questa è l'occasione perfetta per dimostrare la suprema potenza di Anemone, ultimo ritrovato militare e tecnologico. È tutto pronto? Ammirate il salvatore. Anemone, sbarazzati della feccia Nevi. Cavolo. Ok, episodio numero 20, penultimo episodio. Un attimo di disattenzione. Un unguarded moment. Bene così.
Sconfiggi i nevi. Cavolo. Vai così. E su, non mi slinguazzare. Ok, aio. Allora, bene così, vediamo un po'. Ok, quelli li lasciamo lì per il momento. Poi c'è qualcun altro? Tu mi vuoi slinguazzare? Liscio. E vieni qua. E vieni qua. Chi è che mi sta bombardando? Allora, vediamo un po'. Vieni qua. Così, così. Aio, aio. Oppela, siamo un po' troppo vicini alla palla qua. E dai, togliti su. E prendi questo qua, così. Ok, bene. Nevi sconfitti 25, ok. Non so quanti ne dobbiamo sconfiggere, sinceramente. Però prendiamoci un po' di vitalità, che non guasta mai, ok. E no, su. E basta. E prendi questo qui. Così. Oh. Vai, prendi questo qui. Vai là così. Vai con la super mossa. Grandissima cat. Bene, bene. Nevi sconfitti 33. Mancate voi? Ok, bene così. Ah, eccola, eccola. Aio, che botta però, Ai, 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 ai. Shifter, ti dichiaro in arresto. Disposizione 113 dell'alto... dell'atto antinevi. Resistere sarebbe imprudente. Che cosa? Io arrestata? In un momento come questo? Ai nevi ci penserà Anemone. Il tuo aiuto non è più necessario. Non abbiamo bisogno di gente come te qui in città. Adesso sono io che proteggo Exfil. Ma cosa ho fatto per meritarmi l'arresto? Non avete cose più importanti di occuparvi? Dobbiamo collaborare per salvare la città. Gli ordini sono ordini, arrenditi senza opporre resistenza. Non c'è bisogno di ricorrere alla violenza a meno che tu non intenda resistere all'arresto. Bel soldato modello che sei, obbedire agli ordini a qualsiasi costo, perché è più facile che pensare con la propria testa. Ordine, ordine, ordine. Esegui sempre tutto ciò che ti ordina il tuo comandante? Credo fosse migliore dei soliti individui da quattro soldi che fanno qualsiasi cosa il sindaco dica loro. Yunika, pensaci bene. Se non hai più bisogno di me, cosa ne sarà di te quando arriverà il tuo turno? Basta parlare. No, allora ti farò smettere io. Eccala. Vai, prendi questo qua, così. Allora, vediamo un po' di prendere qualche gemma, va? Così. Tanto per 316. 326. Ok, ce ne sono un po' anche lì. Svolazziamo lì. Shift, perché non ti arrendi? Sarebbe più facile per entrambe.
Decido io cosa è più facile per me. Non mi arrenderò facilmente, perciò se vuoi arrestarmi, vieni a prendermi. Bene, non volevo arrivare a questo, ma appare che tu non mi lasci altra scelta. ...401... ...426... Allora, vediamo un po'. Ok, 466. Vediamo un po' se possiamo aumentare qualche cosa. Allora, salute 500, tempo di recupero 400. Ok, velocità di spostamento, aumentiamola. Ok, un po' di poteri base. Dove sta sta maledetta? Dove stai a fare casino? Stai lì? Dove caspita stai? Vai, vieni qua così, prendetela. Prendi questo. Allora prendiamo un po' di vitalità. Ma giusto appena così. Ok, bene così. Dove stai? Allora, vediamo un po' dove caspita stai. Stai là? Ok, vediamo un po'. Vediamo un po' di trovare un po' di vitalità. Ma è anche un po' di pietruzze varie, vanno sempre comodo, eh. 241. Ok, bene così. Va che ci ha lisciato, va. Facciamo un po' di man bassa. Di gemme, va. Vai, prendi questo qua, così. Vai, prendi questo qua, così. Bene così, bene così. Ok, bene così. 371. Vediamo un po' di arrivare a 400. Se ce la facciamo. Liscio. Allora, vediamo un po'. Liscio. Allora, vediamo un po' di prendere queste qui, va? Dove stai? Allora, vediamo un attimo.
Allora, 406. Allora, tempo di recupero 400. Bene così. Ok. Vieni, dove stai? Vieni qua, prendi questo qui, così. Prendiamo qua, va? Vediamo un po' se ce la facciamo. Ok, bene così. Dove stai, maledetta? Dove stai svolazzando, maledetta? Vieni qua. Su. Allora, vediamo un po'. Allora. Vai, prendi questo qua, così. Sembra che io sia più forte di quel che pensassi. Forse dovresti tornare dal tuo comandante e richiedere nuovi ordini. Sono stanca della tua impudenza, adesso passiamo alle maniere forti. Disattivazione controllo di sicurezza, sincronizzazione impulsometro e regolatore, potenza aumentata al 121%. E prendi questo qui, così. Così, vieni qua, fatti prendere, così. Dove sei scappata? Dove svolazzi? Su, dove sei? Io. Vai, prendi questo qui, così. Sferra al colpo di grazia. Vai così, vai così, yatta, yatta. Mamma mia, per un pelo. A momenti ci ammazzava lei. Vai così, vai così, vai col mitico gatto Dusty. Yatta, yatta. Vai così. Grandissima cat, così, così. Bene, bene. Occhio. No, dai. No, oddio, 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 poro gatto, oddio. Dusty, Dusty. Porca la miseria. Ce l'ha risucchiato. No, cavolo, ci hanno bloccato, porca miseria. Oddio, ci hanno ghiacciato, oddio. No, cavolo. Ci hanno ibernato, porca miseria. Dusty è richiuso là dentro. Missione compiuta.
Cavolo, grande, grande, ha fatto esplodere, grandissimo. Vai, vai che è caduto, vai che è caduto. Cat, parlami. No, ma questo è altro tradimento ufficiale. Che cosa stai facendo? Dove la stai portando? Ordini dall'alto, non è il nostro compito discutere gli ordini dei superiori. Basta con queste sciocchezze, dici di essere qui per fermare i Nevi, ma che cosa vuoi veramente? Ma... Eccola là, l'altra invasione di Nevi, porca la miseria. Oddio, oddio, che c'è? Sei impazzita la palla? Oddio santo. Eccola là, ehi, quell'affare si comporta in modo strano. Comandante Anemone, ha qualcosa che non va? Come? Porca la miseria. Eccola che sei impazzito, va. Porca la miseria, sta distruggendo tutto, porca miseria. No, pura nave. Pura nave ammiraglia, oddio, oddio. Resisti, Kat, sto per... Volteresti le spalle alla vita? Tu, perdona l'impudenza, ma devo proteggere il sogno. Guardiano, compi il tuo ruolo. Ti libero affinché tu possa liberare la Shifter. Anche tu non sei altro che un artefatto del sogno e devi continuare a essere la sua luce. Ok, bene così. Allora, questo 20° episodio, un attimo di disattenzione, termina qui. Nel prossimo episodio ovviamente faremo l'ultimo episodio, episodio 21, niente riposo per i virtuosi, no rest for the virtuous. Bene così, allora dal vostro Giappogamer è tutto. Sayonara ne, ai prossimi episodi.